Nello scorso episodio di Paper Mario The Origami King. Cosa devo fare? Che cosa devo fare qua? C'ho un brutto presentimento. Jason, Dio! Fa un pezzo! Seppur modifi! Seppur medico! Forse avrei dovuto dirtelo prima! Sto gioco è lezzo. Quanti coriandoli servono? Paga, sborsa spilla, compra, investi a solda proprio. Ho cambiato tutto, boh. Ma perché? Così pochi. No, vabbè. Move it, get out the way, get out the way. In questo episodio di Paper Mario di Origami King. Ciao a tutti amici miei e bentornati sul mio canale, io sono Furo Nintendo. Ieri siamo tornati su Paper Mario The Origami King per fare il nostro quarto episodio. Prima di iniziare però, sigla! Allora, in questo episodio siamo tornati su Paper Mario The Origami King. In questo episodio, prima di procedere nelle fogne, ho visto che praticamente martellando questo tavolo, non così, uscirà fuori un coso per gli artimagni. Quindi vai, artimagni time. Non me ne ero accorto, francamente. Che pensare che sarei visto pure nel trailer di questa zona. Adesso dov'è lo strappo? Ah, da qua, ok. Scusa. Perfetto. Ok, e quindi... quindi adesso devo fare il giro. Ok, va bene, ho capito. Perché c'è un altro Goomba gigante da raggiungere. Scusi? Un po' per il loot. Oh, e vai. Ecco come si raggiungeva sta zona. Non passando da lì, ok. Stacca, vai. Cosa c'era? Ah, una scala, perfetto, per tornare giù. Ecco come si faceva, vaffan bene, va. Apri e chiusa, va bene. Le finestre? Non si può fare niente. Ok, vado a uccidere il Goomba e poi vediamo un po' che fare. E vai! Guarda, ti risparmio i dettagli, ma sappi che io sono uno Snift e stavo dentro a quel Goomba. Non ti puoi davvero immaginare come me la sono passata là dentro. Ora prendi questo e cerchiamo di dimenticare entrambi cosa è appena successo. Perché il numero 6? Ho dimenticato qualche tesoro, che pizza. Niente di che, solo un ninnolo. Ok. Provo se vai a servirti coriandoli, ok. Senti anche tu, Mario, questa quete nell'aria. È come se non ci fossero più in giro mostri troppo cresciuti, infatti. Già ritornerà. Sì. Perché li abbiamo uccisi tutti, credo. Ok, adesso finalmente possiamo proseguire. Vai, nelle fognature. Ok, dunque, come si procede per di qua? Ha detto che non possiamo fare niente qui perché ci bagniamo, ok. Ok, ma cosa devo fare? Ah, da qua c'era una scala, ok. Adesso di qua, se sembra di essere in Luigi's Mansion 3 adesso, se mi sembra, tipo. Stupidi topi. Perfetto. Addio topastri. Oh, bene. Un altro artimagni, bene. Artimagni, let's go. Ah, così proprio devo fare, ok. Tipo rotore, ok. Cioè, è un rotore, lo so, però. Altra acqua. Ecco, non so più. È più scontato di così. E allora? Ah, fa scaricare l'acqua di là, ok. Perfetto, non avevo capito. Ok, perfetto, abbiamo scaricato l'acqua. No, non... Secondo me aveva più senso premere X, secondo me. Bene, l'acqua è sparita. Eh sì, l'abbiamo scaricata. Olly. Olly si chiama. No, Re Olly. Non mi ricordo come si chiama la tipa, scusate. Abbiamo quasi 10.000 cose. C'è un tesoro qua dentro? Sì. Il numero 16, coperchio del tombino. Ma perché? Che razza di premio è? Ma che schifo!
Tesori collezionabili tutti, ok, perfetto. Adesso io vorrei andare però dall'altra parte, sapete com'è? Ok, di qua vorrei andare infatti. Perfetto. Ok, siamo a 10.000, perfetto. Mi sa che possiamo prendere un sacco di potenziamenti adesso. Cioè, vabbè, adesso, quando ne avremo la possibilità. Perfetto. Qua che cosa c'è? Da altri topastri. Oh, c'è un Todd, bene. Mario! Mario! Grazie, sì. Per avermi salvato un corno, sì, lo so. Sottolineo le graffiti, tutti i Todd salvati. Salvati tra virgolette, però vabbè. Tutti gli strappi pure, bene. Quanti achievement. Facciamo una cosa, mi mangio un fungo, va. No! Ma perché mi viene da premere X? Devo fare più. Vai, mangia. Perfetto, vai. Salta. Perfetto. Salvataggio in corso, cosa che io detesto, francamente. Borgo Todd, eccoci qua, siamo andati dall'altra parte, bene. Eh sì. Devo ancora controllare il cappello verde di tuo fratello, sì. Sì. Adesso di qua c'è qualcosa, non penso a sto punto, no. Proseguiamo verso le rovine del castello. Oh, c'è anche il kart di lui, il kart. E quello cos'è? Quella Ferrari è precipitata dal castello quando mio fratello l'ha rubato. Sta bloccando il passaggio. È il kart di Luigi o di Mario, non lo so. Comunque, secondo me non ha molto senso il fatto che per venire fin qua hanno usato un kart, eh? Però vabbè. Cioè, per qualcuno avrà pure senso, ma per me non tanto. Potranno tranquillamente usare una macchina normale. Posso martellarla? Non credo che riusciremo mai a spostarla da soli. Ci servirebbe il... gli arti magni ci servirebbero. Ma perché è cambiata la musica? Boh. Intanto qua ci sono dei soldi che voglio. Soldi, soldi, soldi. Va bene, ecco il cappello di Luigi. Guarda, il cappello di tuo fratello. Qualcuno ha scritto Luigi a caratteri piccolissimi. Pensi che lo farebbe Luigi lo stesso? Secondo te dove sarà Mario? Aiuto! Oh? È come se il cappello mi avesse appena parlato con la voce di Luigi. Hai bisogno d'aiuto? Aiuto, sono tutto piegato da qualche parte. Forse in un varco fra le dimensioni. Aiuto! Eccolo di nuovo, sembra quasi che sia intrappolato in quello stretto e in quel cupo spazio fra le dimensioni in cui ero anch'io. Ma com'è possibile? Povero Luigi, temo che l'incontro con mio fratello gli abbia riservato un destino crudele. Mario, possiamo tenere questo cappello in suo ricordo? Anche se non conoscevo Luigi, mi manca come un fratello. Non dirmi che è davvero... Povero Kirby! Purtroppo non ce l'ha fatta a sopportare tutte quelle esplosioni. No. È un peccato che sia finita così, ma dobbiamo proseguire, Luigi. Ti ricorderemo per sempre grazie al tuo cappello. Ma non è morto, eh. Se no, che storia di Mario sarebbe? No, 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 non dimenticatevi me, sta andando via Mario. Ok, sì, ma dove sei? Non comprendo. Qua? Qua? Sono dei coriandoli. Non è che sta lì forse? Boh. No, non sta lì, decisamente no. Sto un po' controllando, perché non mi è molto chiaro. Qua sopra forse, perché è un po' più difficile. Ah, Arti, bene. Mi sa che Luigi è qua dietro questa parete. È dietro questa parete, vai. Adesso dov'è il coso? Eccolo qui. E vai. Bene, Luigi.
Sono salvo. Che strana sensazione. Meno male. Sono così contenta che tu stia bene, Luigi. Non ne avevo mai dubitato, ovviamente. Sì, certo, come no. Io mi chiamo Olivia. Tuo fratello mi sta aiutando a risolvere problemi creati da mio fratello. Gli sono molto grata per questo. Piuttosto, da un'ex prigioniera del varco fra le dimensioni a un altro. Mi chiedevo, e tu come ci sei finito? Vediamo, è stato un tipo timido. Ma non era un tipo timido come gli altri. Era più spesso e spigoloso. Neanche ho fatto in tempo ad accorgermene che mi sono ritrovato ripiegato e rispostato là. Ha detto che poi sarebbe tornato a prendermi. Deve essere stato terribile, ma almeno non ti ha ripiegato ancora peggio, fino a trasformarti in un soldato origami. Ad ogni modo, c'è anche una buona notizia, il tuo cappello è sopravvissuto. Il mio cappello, ma cosa è successo al castello, piuttosto? Un cielo, un tornado! E dove è la principessa Peach? Io credevo che saresti stato più felice di aver ritrovato il tuo cappello. Il castello invece, è stato portato via da mio fratello, che ha anche rapito la principessa. Siamo in missione per fermarlo, ma il cammino è ancora lungo e ci sono dei nastri a ostacolarci. Ah giusto, ero andato a cercare la chiave del castello di Peach. Eravamo rimasti chiusi dentro, ricordi? Mario mi salva in continuazione, perciò volevo fare qualcosa per ricambiare una volta tanto. Sono davvero contento di aver ritrovato il mio cappello, ma devo ancora recuperare la chiave, forza! Beh, di certo la chiave ci tornerà utile, se mai ritroveremo questo castello. Affidiamoci a Luigi. Buona fortuna, Luigi, arrivederci. Questo mi serve. Bene, ora che sappiamo che sta bene Luigi, qual è il nostro prossimo passo? Direi di continuare verso il castello di Peach, ovviamente, ma forse prima faremo meglio a perlustrare un po' i dintorni, non sei d'accordo? Sì, io all'inizio credevo che in realtà la chiave ormai fosse inutile, però non avevo considerato il fatto che in realtà il castello non è distrutto ma è stato spazzato via. Non avevo considerato questo. Adesso di qua c'è qualcosa? Boh. Ehi, qualcuno ha spostato tutta quella robaccia che bloccava il passaggio. Sarà stato Luigi, non credi? Ah, se solo mio fratello fosse gentile e premuroso come il tuo. Non credevo che la macchina fosse ancora... il carter fosse ancora rimovibile. Non pensavo. Il salvataggio non so se mi conviene. Io volevo andare là dietro, non so se posso andarci. Sì, perché non lo vedo. Non so che mi conviene salvare, ma al momento non lo faccio. Posso proseguire? Ok. Sembra proprio che abbiamo trovato il castello, eccolo lassù. Ma riusciremo a farci strada fra quei mostri? Mi sembrano stranamente robusti per essere di carta. E poi sembra che arrivino da ogni direzione. Ora ci toccherà di fare il giro il mondo e scioglierli, sì. Il nastro rosso va in questa direzione. Immaginavo che si doveva fare così. Un po' come in è un po' come in Kirby Planet Robobot, che dobbiamo staccare le braccia di Mondo Access, tipo. Scendiamo di qua. Dobbiamo seguire il nastro rosso, suppongo. Qualcuno mi aiuti! C'è un gomma lassù. No, non è quello. Fra le dimensioni dove, carissimo? Intanto qua c'è un gomba. Ok, lo devo uccidere. Perfetto, adesso stavamo di... Eccolo, gli artimagni. Immaginavo che uccidendo questo Goomba si sbloccavano gli artimagni, vai. Scusi. Ok, chi c'è qua sotto? Un Todd Blue. Sì. Genius. E se guarda, ora posso tornare al mio negozio di Borgo Todd. Oh, finalmente un negozio. Il problema è che sto lavorando a questa mia mania di controllo. Beh, non importa, venite a trovarci. Ponte, ora come faccio a tornare al negozio? Immagino. Ah, tutti i Todd salvati, bene, di Borgo Todd. Davvero abbandonare qui questo Todd? Ok, ho capito. Scusa, non credevo che di là si proseguiva. Cosa era? Ah, era un nastro. Mamma mia, l'hai riparato, grazie. Quindi cos'era? Un nastro adesivo, tipo? Boh. Oh, grazie del fungo, mi serviva in effetti. Ora corro al negozio. In realtà io vorrei andarci un attimo a sto negozio, un momento. Eccoci qua, dunque. Adesso compro qualcosa, vi faccio vedere cosa compro e poi penso di salutarvi.
Voglio entrare, grazie. Adesso cos'è sta roba? Posso essere d'aiutile? Sì, vai. Scarpe di ferro. La loro resistenza la rende ideali contro i nemici con una culei. Ah. Ma diciamo che al momento non è che... Posso provare questi qua, però anche se al momento non penso che mi servano a qualcosa al momento. Magari l'aspetto non lo suggerisce, ma quelle sono armi che puoi usare in battaglia, sì. Tanti DPM, effetti diversi, sì. Sì, ho capito, grazie. Ah, quindi, quindi sono cose che rimangono, ok. Io ne prenderei qualcun altro io. Sì, vai, ne prendo un po' io. Direi che può bastare così, ok. Anche io, Todd. No, aspetta, non ho controllato bene l'edificio. Perfetto. Va bene, amici miei, spero che il video vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete un mi piace, lasciate tanti bei commenti, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram e Twitch, ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video. Attivate la campanella, condividete i miei video sui social. E noi, furabiotti, ci rivedremo presto!